Ti richiamerò io, grazie. E ti ripeto che non prendo ordini da un autista. Se la signora Stapleton deciderà altrimenti, non sarò certo io ad oppormi. Ma fino a quel momento farò di testa mia. Senti, la fa di testa sua. Albert è grande abbastanza per poter pensare a se stesso. Non sta a te stabilirlo. La casa è affidata alle mie cure. Io intendo comportarmi nel modo che ritengo più opportuno. Ho scelto la stanza degli ospiti. È come piace a me, risponde perfettamente alle mie esigenze. E tu, mettitelo bene in testa. Non ho alcuna intenzione di incrementare ed arricchire il tuo harem personale. Non sei il mio genere, chiaro? Sei arrabbiata? Hai litigato con Angus? No, qualche divergenza di opinioni. Comunque niente di importante. A proposito, hai qualcosa in contrario se mi sistemo nella stanza degli ospiti? Anche a me. Lola. Ogni volta che muovo la testa mi fanno male gli occhi. Forse si tratta di un raffreddore, forse è influenza. Tu che cosa credi? Cosa pensi di me? Veramente non lo so ancora. Pensi forse che sia troppo spregiudicato? No, non lo penso proprio, solo che ci conosciamo. Allora non sei scandalizzato. Porti l'asciugamano, per favore. E sulla sedia. Se ti affacci sulla porta, te lo passo. Sai, Albert, sono piuttosto delusa. Di che? Del fatto che tu non abbia fiducia in me. Sta pure tranquillo, non ho intenzione di corromperti, se tu proprio non lo vuoi. Lola. Lola. Io voglio che tu fugga con me. Voglio portarti in Argentina. O forse a Tahiti. Lola. Io e te soli, in qualche sperduto villaggio.